sono tenute oggi a Napoli le celebrazioni per il 71esimo anniversario delle Quattro Giornate, un episodio storico di insurrezione popolare che decretò la liberazione della città partenopea dalle forze armate tedesche. Alla presenza di autorità e rappresentanti delle forze dell'ordine, la giornata si è aperta con la deposizione di corone di alloro da parte del sindaco De Magistris al mausoleo di Posillipo, poi alla lapide sull'edificio della Camera di Commercio in Piazza Bovio e da Piazza Carità alla Stele di Salvo d'Acquisto. Sono giorni importantissimi di ricordo perché Napoli è stata la prima città d'Europa che si è liberata da solo per una ribellione di popolo all'oppressione nazifascista, quindi una città profondamente democratica e rivoluzionaria. Per noi oggi un monito a resistere sempre, perché ci sono sempre ragioni per resistere. Oggi bisogna resistere contro l'oppressione della corruzione e della mafia, che sono secondo me il pericolo più grosso per la nostra democrazia, e quindi per ricordare bene chi ha perso la vita per la nostra libertà, oggi dobbiamo più che mai lottare e resistere per la Costituzione repubblicana. Da oggi e fino al 2 ottobre si terranno in città una serie di eventi dedicati alla ricorrenza che coinvolgeranno anche gli studenti delle scuole del territorio.